Ecco, collegati dall'idroscalo di Milano per quello che è il campionato del mondo, oggi c'erano le qualifiche e c'è stato questo volo spettacolare. Con noi c'è il protagonista di quelle immagini che avete appena visto, la 16, l'imbarcazione numero 16 con Thomas Cermak, ha fatto quello che può capitare, perché queste sono barche che volano sull'acqua e per dare tutto può capitare che si dà troppo. Sì, ho volato un po', ho fatto 360 gradi e qualcosa di più, perché siamo avvicinati con Bimba e volevo vincere come tutti, no? Eravate proprio vicini, sì, per cui... Sì. E lei mi ha portato un po' di aria sotto tunnel e barca è andata... A quel punto non si può fare più nulla, quando senti che la barca prende il volo è tardi. Sì, tardi, troppo tardi. E quindi, ecco, cosa si prova in quel momento? Che cosa? Perché adesso stai benissimo, possiamo dire tutto bene, perché hai sorriso, però in quel momento... Sì, in quel momento ho sentito che è staccata su acqua la barca, è volata un po'. Quando ho fatto primo giro ho smollato il piede di accelerazione per aiutare per motore, per salvare il motore. Dopo ho sentito una botta e sono sotto acqua. Ecco, lì si pensa solo a uscire dalla barca, no? Sì, sì. Prima ho staccato volante, dopo cinture e ultimo cupolino aperto. Ma voi paura zero? Zero. Paura questo... no, respect sì, paura no. Ora la barca domani sarà in gara, ce la fate? Speriamo di sì. Quando lo finisciamo tutto sicuramente sì. Quindi si lavorerà tutta la notte col team. Sì. È un grande team, ai boat, e noi ci auguriamo di rivederti domani protagonista del mondiale, per cui meno male che hai il sorriso, dormici sopra e domani dai ancora tutto per tutto. Ok, grazie mille. Ciao Thomas. Ciao. Il mondo secondo me è comunque un'impresa, anche perché veniamo comunque... È una barca che ha vinto tutto, ha vinto anche il mondiale 2004. A Napoli non esiste ancora un marina, si continua. Prima Mediterraneo e poi l'Oceano Atlantico con...